Ragazzi, il salame dove sta? Ho trovato solo il coltello. Salame, un provolone, ma Salame, vedi? non Che c'è. scappa, cioè, che se mi ci vuole È andato a uccidere. morire. Vabbè, Allora, ragazzi, sembra sembra rete. Esco di casa e non mi importa della strada che dovrò percorrere, correre fino alla mia meta. Fin sui gradoni ad incitarti a vincere, per quelli come me che da una vita stanno sempre a re. È la domenica, non sai che gioia grossa, per l'abbracciolo, il sugo e la sciarpa sempre in bella vista. Corro allo stadio, non chiedermi di rinunciare, il resto può aspettare, ci vediamo dopo. Grazie, grazie, grazie. Benvenuti, benvenuti. Sei sempre più falso. Alla terza. È sempre più falso. Allora, c'è il pubblico, guarda che bel pubblico che abbiamo. Grazie. Sì, grazie al pubblico, che non esiste. Terza puntata, benvenuti alla terza puntata. Ringraziamo chi c'è stato, però un ringraziamento prima di iniziare, concedimelo. Questa puntata non sarebbe mai andata in onda se non ci fosse stato l'amico Foglio Daniele che ci ha salvato i file sull'hard disk. Detto questo, possiamo grazie, iniziare. Grazie Daniele. Grazie, grazie. Allora, sono le 22 circa, è venerdì sera, Telefoggia, canale 12 del Digitale Terrestre, Sam Barrett Show, terza puntata, socio, dai. Siamo in diretta anche sui social di Telefoggia, sui social di Foggia. No, siamo in diretta nel senso che oggi è martedì, però siamo in diretta perché ha messo... Dove ha messo mi piace? Dove devono mettere mi su piace? Su Foggia Flag, che uscirà qui sotto, su Instagram e su Facebook, dove ci potete seguire, commentare, scriverci se volete partecipare. Però non siamo in diretta, perché mo stiamo... è per venerdì. Proprio perché non siamo in diretta, ormai si è svelato questa cosa. Anche la settimana scorsa non eravamo in diretta, però socio, ti devo fare i complimenti perché hai azzeccato il risultato di Foggia. No vabbè, ma quello era scontato. Foggia, io sapevo 3-0 l'hai detto. Io sapevo che avremmo vinto. L'ha detto il lunedì. Però io voglio che tu mi devi redarguire. Mi devi redarguire perché non ho indovinato quello del Grande Fratello. Non hai indovinato l'uscita di Gianmaria. Gianmaria, però esce Samì. Stasera esce Samì. Esce. Stasera esce Samì. Che lo vedo a fare Grande Fratello. Stai seguendo noi tante scelte. Comunque bella vittoria, è bello poi registrare quando il Foggia ha vinto. Doppia vittoria. Doppiamente contenti. Gol, divertimento. Anzi, triplamente contenti perché oggi c'è. Oggi c'è. L'ho vista. Prima sono salito un attimo nei camerini. Bella ragazza, l'ho vista. Bella ragazza, l'ho vista anch'io. Bella ragazza. Le altre due puntate non c'è potuta essere, però adesso ce l'abbiamo. E quindi io la introdurrei, adesso sono emozionato perché veramente è che la vedete. Bellissimo. Sta arrivando, sta arrivando. Allora, signori, è con noi Chantal. No, scusami. No, è lui che fai. Che fai tutto? Ma scusa, hai detto che l'avevi vista. È quella bionda prima, non era quella. Regia, scusa, regia. Regia, scusa. Regia. È pure arrogante adesso, la terza bunda è arrogante, muovo, comanda lui. Scusa. Ma scusa, io prima l'ho vista. Chantal. Noi aspettiamo Chantal. Avete ragione. Ma grazie. Chantal è venuto a mancare improvvisamente. Ma che mancare improvvisamente? Ma se no l'abbiamo vista! Che questi tra l'altro erano gli occhiali che aveva Chantal. Insomma, 10 secondi fa è venuto a mancare. Mi dispiace. È venuto a mancare nel senso che se n'è andato, che manca. Non è no, che... no, no, a migliore vita. E quindi tu sei... Sono il suo ricambio. Il supplente. Io mo cioè... sto quasi piangendo perché mi dispiace. No, sto io che sto piangendo, io devo piangere. Ma tu ti reputi anche superiore a Chantal? No, 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 perché le persone che vengono a mancare vanno rispettate. Sei commosso. Si è commosso. Si è commosso. Beh, poi gli faccio una domanda sul buon umore. Fabio, il Foggia ha vinto però. Ha vinto 3-1. Abbiamo strameritato. 3-1? Non abbiamo rubato nulla. Hanno 3-1. Sì. No, abbiamo vinto 3-1! No, 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 mi va perdonato perché lui è una persona che mi ha aiutato nei momenti difficili. Sì. Ma che si dice? Ho avuto un periodo difficile della vita. Allora, Fabio, fai propaganda, fai propaganda. Di che... Dica, allora, dici i tuoi hobby, i tuoi lavori, il tuo lavoro che per te è un hobby, ricordiamolo. No, no, non è un hobby, tu mi malcapisci, non è un hobby. E lo malcapisci. Io lavoro perché devo campare, non lo faccio per noia, come hanno fatto molti, che quando è venuta la pandemia non sapevano che cavolo fare e si sono messi a Fabio, fare. Fabio, è il tuo momento, dai, rivolgiti a loro ora, è il tuo momento. È il mio momento, sai che dico?
sempre e solo forza Foggia, anche quando le cose vanno male. Una piccola accortezza. Sì. A telecamera è quello. Fabio, infatti me l'hanno detto tutti qua, ma perché Fabio guarda là? Quello è il loro. Guardare là. Tu devi guardare là, rivolgiti a loro. E no, a me piace guardare più perché, a scusa, tu hai detto che lavori per campare. Gli altri che fanno? Lavorano gli altri, quando è venuta la pandemia, si sono messi a fare il mestiere che volevo fare, che faccio io. E più di danni che hanno fatto. Cioè, combinato. Qual è il mestiere? Ma diciamo una specie di pittore, sono io. Un artista, abbiamo un pittore, un artista. Quindi sì, un artista. I tuoi sì. quadri sono esposti dove? Esposti in qualche galleria. No, a pittare gli appartamenti, in box. Gli appartamenti. Non so, in bianchino forse volevo chiamare. Va, ma vabbè, dai, allora possiamo chiudere questa pagina triste della chiediamo televisione. Chiediamo scusa se non c'è Chantal, però la prossima volta sicuramente ci sarà. Vogliamo andare avanti? Ci sarà. Andiamo avanti. Andiamo avanti. E mo che vi do ospite, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Okay, vabbè, adesso lanciamo il momento dell'ospite. Ospite, ospite. E allora siamo giunti al momento di punta. Quest'ospite che viene da lontano. Ma perché dici da lontano? Che è qua sopra, che c'è la stanza qua sopra, da lontano. Però ha fatto tardi. E le scale fa. E allora, è ormai da tanti anni il volto di Telefoggia. Signori, un uomo, un direttore, è con noi a Sembart Show, Carmine Troisi. Bello come il sole. Ma come li fanno così belli? Ma i Troisi, come li chiamano così belli? Carmine Troisi. Sembra splendente. Ciao Carmine, ciao, come stai? Ciao, buonasera a voi. Bene, bene, voi come andate? Tutto bene? Con te, c'è il profumo. Ha portato anche profumo. Ha portato il profumo. Se era una femmina, mo, mettevo a fianco a lui. No, ho appena finito di fare la doccia, quindi per questo, diciamo, si sente ancora la scia. Non è che tu profumi sempre, Carmine, profumi sempre. Profuma sempre. Ma beh, cominciamo? Cominciamo, dai. Cominciamo? Ditemi tutto. Benvenuto innanzitutto. Grazie, grazie. Carmine Troisi. Ben ritrovati a voi. Classe 1975, foggiano. Esatto. In settimana, non so se hai visto Facebook, Instagram, c'è stato il bug. Beh sì. Il bug, non si è capito niente. Infatti nelle bio c'è scritto giornalista. Beh, dai. Ma che veramente? Che dai, ma scherziamo, dai. Piacere, dai. Capitano gli errori. Carmine, qual è il tuo vero lavoro? Allora, dipende. Ho cominciato facendo il carpentiere ed è una passione che continuo. No, io stavo scherzando, non è una cosa. Lo sappiamo che il giornalista sei il nostro direttore, ricordiamo che senza Carmine tutto quel telefono non ci sta. Ti vediamo dimagrito però, Carmine, è merito della preparazione di Zeman. No, sapevo, a gennaio ho cominciato una dieta perché mi era arrivata voce che sarebbe tornato Zeman. Allora volevo farmi trovare pronto all'appuntamento con il ritorno del maestro e infatti in Val d'Aosta Zeman lo ha notato. Ha detto guarda che sei dimagrito troppo e quindi stiamo adesso predisponendo un nuovo piano, diciamo. Stai di... bene, beh, non so. Dai, grazie. Grazie. Molto bene. Senti Carmine, tu sei sempre il padrone di casa qua dentro. Infatti fuori c'è scritto studio Carmine Troisi. Il padrone di casa è una parola grossa. Beh dai, sei il padrone di casa. Sono un componente della squadra. Invece ad essere ospite. Benissimo, molto più leggero, ecco, più rilassato. Poi con voi, insomma, la parola rilassamento è un eufemismo, perché bisogna sempre fare attenzione. Siamo stancanti. Ma quanti anni sono che stai a Telefoggia ormai? Sono 15 anni. 15 anni? Che sei anche direttore, no? No. 15 anni che sono a Telefoggia, sono 11 anni, 12 anni che sono il direttore. E come, cioè, come si diventa direttore di Telefoggia? Oggi direttore di Telefoggia, direttore, come... E probabilmente cioè, chi si sta pagato? Pensando di fare... Ma si sta pensando di fare un cattivo, concorso sì. Anche. No, come si diventa? Bisogna chiedere a chi ha inteso darmi fiducia. E si diventa lavorando sul campo e evidentemente qualcuno ha voluto premiarmi e lo ringrazio. Ringrazio chi continua a darmi fiducia. Poi chiaramente tutto può accadere. E tu in tanti anni, quindi adesso 15 anni, hai intervistato un sacco di personaggi. Ma beh sì, prescindere dal ruolo, non è il direttore che ti fa intervistare. Da giornalista, no? Sei giornalista. Quindi. Sì, sì. Cioè, sì è sì. Quel tuo lavoro, come abbiamo detto. Sì, da qualche anno. Il personaggio più difficile sì. che hai intervistato chi è stato? La persona più difficile
che ti ha messo in difficoltà, che ne so, o difficile da rintracciare, che ne so. No, una persona, diciamo, che è complicato intervistare, mi è capitato più di qualche volta, è D'Alema. È una persona un po' particolare, schifo. Una persona, sì, raramente ti guarda negli occhi. E quella, ecco, forse è stata la persona più complicata. Che ti ha messo a disagio un po'. No, disagio no, però diciamo, se mi chiedi la persona, diciamo, ecco, che non mi ha, tra virgolette, entusiasmato nell'intervista, lo ti dico Massimo D'Alema. Okay. Nonostante abbia origini foggiane. Questo è cattivo, questo è cattivo. La lascio a te allora. Sei... Allora, Telefoggia è la TV più longeva di Foggia, la prima, una storica prime. Del territorio. Prima ancora di Canale 5. Tra le prime in Italia, certo. Tra l'altro, ne parlava proprio il Foglio qualche giorno fa. Telefoggia ha anche un primato, è stata la prima TV locale a trasmettere una partita di calcio in diretta, cioè prima di Mediaset. Quale? Prima. E ci fu un Foggia Varese nei primissimi anni Ottanta che per disposizione della prefettura di Foggia fu praticamente mandata in diretta per questioni di ordine pubblico, perché in quel periodo stavano costruendo le due curve e quindi c'era poca capienza per l'impianto. La prefettura, per ovviare a questo problema, dispose la trasmissione in diretta affidandola a Telefoggia, e fu la prima partita di una TV locale. Berlusconi, per intenderci, ci arrivò dopo col Mundialito. Siamo arrivati prima di Berlusconi. Però ora sappiamo che Telefoggia si sta modernizzando, sta cambiando, cioè, tutto, e noi abbiamo detto: e cambierà anche un direttore su. Tutto è possibile, lo dicevo prima. Te l'ho detto questa ragazzina. Cambierà ancora tanto. Vabbè, comunichiamolo tanto. Comunque che Telefoggia sta cambiando. Sta cambiando, cambierà ancora. La gente, i più attenti, se ne saranno già accorti, insomma. Palinsesto che è rinnovato, siete tornati. Siamo tornati. Ci sarà qualche altro volto che ritornerà a distanza di tanti anni con una nuova trasmissione. Ci saranno, penso, oltre una quindicina di nuove produzioni che partiranno nei prossimi giorni. Insomma, seguiteci perché ne vedrete davvero 12, belle. Fissi sul 12, fissi sul 12. Fissi sul 12. I più attenti avranno notato che ci stanno anche dei film più nuovi, no? Anche, certo, certo. Cioè, questo Pret e Woman, un po' di giorni fa ho visto Pret e Woman. Più nuovi, nel senso più nuovi rispetto a prima, però sempre... un palinsesto completamente rivoluzionato. Carmine, noi abbiamo un problema, noi vorremmo... Beati voi che ne avete solo uno, intanto. Uno dei tanti, il più grande ce l'ho qua. Il più grave problema che abbiamo. Senti, noi vogliamo i calciatori del Foggia. I calciatori vogliamo far venire i calciatori del Foggia. Beh, qua da noi. Un po' complicato. Tu vuoi diventare addetto stampa? Cioè, che te veni maffa qua a te. Diventi tu addetto diventi stampa, tu, diventi addetto stampa e ci mandi giocatori. Il Foggia ha già un eccellente responsabile della comunicazione, che è Lino Zingarelli, e fa benissimo il suo lavoro. Ciao Lino, sei il numero uno, Lino. Lino, il numero uno, quando vuoi mandaci qualche calciatore. Beh, allora parliamo un po' di come hai reagito alla notizia del ritorno per la quarta volta di Zeman. Io l'ho saputo a gennaio, ve lo dicevo prima, no? Infatti mi sono messo a dieta proprio per a questo. A gennaio, quando non lo sapeva nessuno? Non lo sapeva nessuno, non sapeva nemmeno Canonico, perché Canonico in quel momento non lo sapeva neanche Zeman. Non era certo di prendere il Foggia, non lo sapeva nemmeno, no, scherzi a parte. Ho reagito benissimo, come tutti, insomma, il ritorno di Zeman, soprattutto per chi alla mia età e ha vissuto quegli anni adolescente, giovanissimo. Scusa, tu nel 90 mica eri nato. Tu sei 92. Sì, sono 92, però ho vissuto, diciamo, il 93 e il 94. Mi ricordo. Eri piccolo, se ricordo pure, no? Era troppo piccolo. E quindi non può che farci piacere, e credo che nonostante i suoi 74 anni Zeman abbia ancora tanto da dare e da dire al grande calcio italiano, e speriamo al Foggia per ancora tanto tempo. E che pensi? Allora, prime giornate, stiamo andando bene, due vittorie di... Ah, non so se hai visto che ho detto la settimana scorsa, il Foggia vince 3-0. Ci sei andato vicinissimo. No, ci sei andato. Ad Andria, sì. Ad Andria, ha detto il Foggia vincerà 3-0, non vi preoccupate. Non dominate 3-0. A Palermo come finisce allora? No, basta, quell'altro. I più bravi l'hanno giocato. Dove può arrivare questo Foggia, Carmine? Speriamo il più in alto possibile, però non bisogna caricare di pressioni questo gruppo con... tutto nuovo, giovane, prevalentemente giovane, quindi andiamo con i piedi per terra, pensiamo a divertirci, poi quello che arriverà sarà di guadagnare. Questo è un anno in cui bisognerà gettare le basi, è chiaro che tutti sogniamo
che si possano bruciare le tappe e che possa arrivare qualcosa di importante sin da subito, però andiamoci piano, pensiamo a divertirci e a seminare qualcosa che poi possa essere raccolto nei prossimi mesi. Che le aspettative erano alte quando abbiamo sentito di Zeman, allora a qualche partita che non è andata proprio come pensavamo già si può lamentato. Guarda, facevo una riflessione proprio qualche giorno fa, no? Rispetto a quello che pensavamo, siamo partiti fin troppo bene, perché le partenze di Zeman sono state in passato un po' più dolorose, invece il Foggia è lì, oggi è quinto in classifica, è a 5 punti dalla vetta, dalla capolista dei quelli là, Bari? Quelli Galletto. Il Galletto. Quello che ci mettiamo il 15 d'agosto. Esattamente. Perché hanno pure una squadra. Speriamo di mangiarlo il 20 ottobre quest'anno. Lo mangiamo fuori stagione. Stanno a 5 punti alla fine. Sono recuperabili. Però attenzione, però... Il Bari è partito per vincere il campionato, ha investito tanto per vincerlo e non è la prima volta, è il terzo anno di fila che ci riprova. Il Foggia ha altri tipi di parametri, diciamo. E quindi però lo scherzettino il 20 ottobre si potrebbe fare. Assolutamente. I presupposti ci sono. Sicuramente ci sono. Sarà un derby diverso da quello dell'anno scorso. Sicuro. L'anno scorso abbiamo vissuto due derby all'insegna della depressione, sia quello giocato in campionato, sia quello dei playoff. Quest'anno immagino tutt'altra. Ma comunque stiamo vedendo un po' partita. Di calcio, insomma. Parliamo di calcio, abbiamo finito di parlare finalmente di diatribe, dispetti, liti, PEC, mail, notai, abbiamo cominciato a parlare di calcio e già di questo insomma bisogna... Vediamo il bisogna, solo per questo bisogna dire grazie a Canonico che insomma ha messo fine a questa telenovela che era diventata veramente stancante, lunga, brutta. Sì, è vero. Ci crediamo che... in qualcosa di buono. Ma mo si deve andare a mangiare la pizza. Voi no, però concludiamo che adesso lo liberiamo. Noi non abbiamo ancora un promo per la trasmissione. Non però lo avete. Ci piacerebbe avere un editoriale a modo tuo sulla trasmissione nostra. Un breve ci editoriale. Penserei. No, lo fai mo, così, su due piedi. Lo inizi come fai tu, cari telespettatori, finisci con a domani. No, a domani, venerdì alle 20. A domani. No, come fa lui? L'editoriale di Carmine Troisi. Sono tornati, ecco. Finalmente, direi che era ora, perché insomma avevamo perso le loro tracce. Adesso sono tornati, ce li godiamo, continuate a seguirli, perché sì, saranno pure pazzi, però poi alla fine sono simpatici e soprattutto sanno fare televisione. Continuate a seguirli, seguiamolo tutti quanti insieme. Che dire, a domani, insomma. Mamma mia, ci ha fatto altro. Allora, prima di liberarlo, gli diamo l'omaggio. Allora, noi diamo tutti un abbonamento. Ma sei sempre scorso, se taglieli tutti. No, ce li diamo tutti quanti. Aspetta, però devo prima far vedere. Calendario. Questo è il calendarietto. Questo è bello perché ci sono anche le distanze, chilometri. Allora, no, ti spiego, è molto utile, soprattutto a me, che con l'amico Antonio Ciuffreda, quasi sempre noi sbagliamo le uscite autostradali. Per esempio, per fartene una, torniamo da Latina, non usciamo a Candela ma a Cerignola. Torniamo da Andria, non usciamo a Foggia ma a San Severo. E poiché Palermo insomma è distante, vorremmo evitare di uscire a Tripoli, questo potrebbe esserci di grande allora, utilità. Allora Palermo, dove sta? Non lo trovo. Ah ecco, 509 chilometri, no di più, 509... di più. 733. No, sono 733 infatti, 733. Però in auto chiaramente, insomma Palermo è una trasferta d'aereo. Sì, per favore, noi viaggiamo solo in aereo. Sì, quello privato class, ovviamente, però... aereo privato di Telefoggia. Vabbè, allora facciamo la consegna? Consegno ufficiale? Te ne do più di uno, perché così non so perché sennò dici è scorso. Li metti sulla scrivania là. Grazie mille. E salutiamo grazie a te, Carmine. Carmine, grazie. Buona stagione intanto, ragazzi. Grazie. A domani. Ah, aspetta, scusa. Ricordiamo il consueto appuntamento di Carmine, l'approfondimento il calcistico in diretta alle 21:15 tutti i lunedì. Fra marchetta a Carmine Troisi, anche se non ne ha bisogno, chiesto prima della trasmissione. Anche se non ne ha bisogno, 5 euro. Ormai è storica la sua trasmissione. Grazie a Carmine Troisi. Grazie, alla prossima. Ciao a tutti. Grazie. Oh, devo ancora incominciare, Steve, già dormendo. No, non sto dormendo. Ma dove? Sto cercando. Comunque, ma avevo posto tu. Ma perché dormi così tu? Non ho capito. Ma sei tu che ti sei messo con le gambe no, su no, di me. No, ma non mi sarei mai permesso.
No, non stavo dormendo, stavo pensando a come è finita la puntata precedente. Mamma mia come è finita, non vedo l'ora. Quindi adesso dovevano trovare una soluzione per l'asciugacapelli. Perché a me la pizza fredda non mi piace. Capito? Okay. Adesso vogliamo vedere sta puntata qua. Ma... non dormire stavolta, veditela. Una produzione Flagflix. Fai su. L'ultima puntata? No. È lunga. No, la terza puntata ancora. Ah, scusate. La terza puntata di Fitto Misto. Fabio, l'impianto è vecchio, ci sono gli sbalzi di tensione e si rompe l'asciugacapelli. Si rompe. Tu che stavi dicendo, Mirko? Io? No, stavo dicendo che fon in arabo significa asciugacapelli. Venite a aggiustare sto fon, se no vi caccia tutte e due! Fabio, devi stare calmo. Se non ricordo male, io c'ho un amico che è bravissimo a fare ste cose. Ma non lo sento da un po' di tempo. Però ci può dare una mano. Ma andiamo, io mangio un attimo la pizza. Che si mangia la prima? Lo vedi come sta? Questo non ci caccia. Eccolo. Ah, ma questo è... Che lo conosci? Lucio Perugini. Lo conosci? E questo è il pilota di Gran Turismo che ha guidato Ferrari. Giovanni, cos'altro avete combinato? Fammi capire. No. Già sai che ha combinato qualcosa. Allora, ti dico la verità. Io lo chiamo quando mi serve qualcosa. E poi mi serviva, ho detto, ma lo chiamavo, lui già lo sapeva, hai capito? Sì, effettivamente abbiamo un problema. Però, vabbè, poi te lo spiega lui. Intanto come stai? No, grazie a Dio sto bene. È incominciata la preparazione in palestra, i primi allenamenti col kart, per cui ci prepariamo alla stagione 2021, Gran Turismo, velocità salita. Sempre Lamborghini quest'anno? Quest'anno Lamborghini, ma strizziamo l'occhio al futuro, a magari un ritorno in rossa. Fabio, Ferrari. Beh, non sono appassionato di Ferrari, però complimenti lo stesso. Ma ragazzi, non ditelo a nessuno. Cioè, mica no, noi. No. Saremo muti come dei pesci che si sono appena delle corde vocali, come dicevo. Senti, ma scusa, mi dicevi della palestra, perché ti alleni pure fisicamente per guidare? Io sono ignorantissimo, Perché grosso modo bisogna stare mediamente in forma. Senti, parliamo. No, io volevo sapere che tipo di allenamenti fa un pilota, allenamenti fisici, perché per guidare l'auto, no? Ci vuole un allenamento fisico, ma perché? Perché il collo è sottoposto a sforzo in frenata, in accelerazione, in curva. Poi comunque deve avere fiato e deve stare comunque bene fisicamente. Di sicuro non deve avere la pancia, perché diventa... Secondo me ce l'ho un po' di pancia, però. Ma non penso se si alle... Sta asciutto. Possiamo chiedere l'età? Sì, all'uomo si può chiedere. 52? Il più vecchio campione italiano che c'è? Sì. Ah, cioè hai questo primato di essere il più vecchio campione italiano? In carica adesso, perché... per i ragazzi devono ancora trottare. Sì, però di solito a che età lasciano i piloti? Normalmente 40-45 anni finisce lì. Ah, ecco. Sta ancora bene, però. Lu, raccontaci qualche aneddoto, l'emozione più grande. Sì. Bene, l'emozione più grande è stata vincere il Master FIA in la finale mondiale in Repubblica Ceca nel 2016. Con la Ferrari, pilota italiano,
all'estero contro le macchine come le tedesche, le Porsche, le Audi, per cui batterli è stato un orgoglio grande. E ricordiamo che tu l'hai vinto due volte, l'hai vinto il Master FIA. Sì, per fortuna due volte il Master FIA con la Ferrari e poi tre titoli italiani sempre con Ferrari e gli ultimi due con la Lamborghini, con Torello. Ma la tua prima auto qual è stata? Quella con cui hai corso, chiaramente. La Fiat Uno. No, quelle con cui hai corso, non quelle dove andavi a imboscarti con le fidanzate, diciamo. E che lui è uno che con le fidanzate... La Fiat Uno lo sappiamo tutti, che era quella più comoda. No, la più comoda era la Fiat Uno, che aveva i sedili reclinabili in un attimo, ti davi la manopola, frum, giù. Sì, ma la mia domanda era un po' più... Io volevo sapere la tua prima macchina con cui hai corso. No, la prima macchina con cui No, niente, la prima macchina con cui ho corso è stata una Lancia, la 037, che era appartenuta a mio padre, e con la quale ho vinto già al debutto una gara, un rally in Sardegna. Per cui, prima volta che facevo una competizione, subito vittoria assoluta, andò bene. Io mi sono sempre chiesto quando i piloti hanno da fare la pipì e stanno guidando. Se la fanno anche addosso. È vero allora? Formula 1. È vera sta cosa? Sì, sì. Sì, ho capito, ma noi non l'abbiamo chiamato. Ma tu ti sei messo a parlare, le domande, le cose. Sì. Io avevo chiamato per una cosa. Diglielo se ci puoi. Sicuramente ci puoi aiutare, visto che tu sei esperto di motori, motorini, queste cose qua. Senti, lui, io praticamente ho rotto l'asciugatoio da capelli. Mi devi dire come si aggiunge. Beh, ragazzi, manda dal diavolo, ma per cortesia. A chiù. È grazie, perché quello è pilota, gli fa il motorino dell'asciugatoio da capelli, saprà aggiustare. Ma come da fare io? Fabio, che devi fare? Che ne so, ma tu vi accanto te lo vado a comprare un altro. Mettete metà per una. Vabbè, dai. Dove stai andando? Mangiare la pizza, che ho fame. Che è già finito? Adesso, cioè, ma così ci ha lasciato? Quindi hanno chiesto l'aiuto a Lucio Perugini, che è il pilota. Il pilota. E come li può aiutare? Quello che capisce di motori, macchine... Ma mettiamo già un'altra volta. No, la prossima aspettiamo una settimana, dai, è più bello. Cioè, l'ansia. Ma se ce l'abbiamo già! No, aspettiamo la prossima settimana, dai, è più bello. Ma che me lo fa? E mo c'è il gioco. Il momento che tu tanto ami. Io odio il gioco. Potete scrivere a qualcuno per bloccare questo gioco. C'è il concorrente. Il concorrente che ha chiesto di scrivere. Pur oggi il concorrente. Sì. Come ha fatto a scriverci? Come ha fatto? Ci ha scritto su Foggia Flag. E ti voglio sfidare il campione in carica Fabio. Ma come vedi? E quindi abbiamo il gioco con lo sfidante. Vabbè. Il gioco. Mi posso rifiutare? Di fare che? Di fare il gioco. Oh no, assolutamente no, questa è la cosa più importante. Questo è il momento più brutto. È il momento più atteso invece. Da chi? Da chi? Allora, hanno già messo il grande fratello. Hanno già cambiato, hanno messo il grande fratello. No, anche per un quiz, in seconda serata, bellissimo. Poi abbiamo anche oggi, abbiamo uno sfidante del nostro campione. Lo so, l'ho visto, l'ho già visto. Lo sfidante, come ha fatto per sfidare il campione? Si è prenotato sulla pagina Facebook Foggia Flag. Ci ha mandato un messaggino, ha scritto: ragazzi, posso venire a partecipare al gioco? A sfidare a quello là. A sfidare a quello là, anche su Instagram. E noi diciamo, Gian Piero Carella, che gestisce l'applicazione dei messaggi, dice: sì, va bene, vai. E ci lasciamo questa incombenza. Grazie Gian Piero. Anche perché non aveva niente da fare il nostro sfidante. Comunque è bella sta maglietta. Grazie anche la tua. La mia non è la Supreme. Questa è proprio la Samba Rate. Bello. C'è scritto show. C'è scritto show. Grandi sorprese. Oggi, adesso? No, parliamo delle magliette. Non svegliamo acqua in bocca. Non svegliamo acqua in bocca. Non svegliamo niente. Però adesso è arrivato il momento di lui. Chi è lui? Fabietto. Il grande campione in carica. Vediamo, è sotto carica ancora oggi. Vediamo. Facciamo entrare il campione Fabio! In carica. Fabio. E va. Sì. La ciabatta, perché? Perché sei in carica. Perché la ciabatta? Perché sono in carica. Sì. Va bene.
Vuoi salutare qualcuno? Sì, sì. Teodoro Di Candelaro. E il nostro Teodoro Di Candelaro. E tu, sei il numero uno. Teodoro, sei il numero uno. Vedi, sono geloso, Teodoro, di te. Sono sempre gli stessi. Saluti sempre gli stessi. Però, scusa, assomigli un po' alla Valletta questo qua. Non lo so perché... No, non la conosci. Scusi, la presa l'ha attaccata sempre sotto posto? Sì, sì, sta sotto posto. Sta sotto carica, sì, mi sotto carica, sta. Mamma mia, come sei villoso oggi. Sto un po' arrabbiato, un po' carico, po' nervoso. Perché? Però voglio prima salutare le persone, dai. E poi... Teodoro Di Candelaro, allora, la famiglia Campete, anche loro, boxer! Fai così, allora, la famiglia Campete, boxer! Giuseppe il Grande, il miglior giornalista di Molise e Puglia. Da dove? Gli amici di Piedimonte Matese e l'FC Matese, Peppe Curcelli da Foggia, Teodoro Di Candelaro detto il Malesio. Sempre gli stessi, saluto qui. Saluto sempre gli stessi. Vincenzo Bevilacqua, ex boxer Di Candelaro, e la famiglia Schioppo che abita vicino a casa mia del quartiere Candelaro, e Danilo Consalvo. Poi la prossima settimana salutiamo gli altri. Mo vediamo un pochettino che succede. Oh, attenti, ci vuole la prima volta! Non dovete ridare il Foggia, Zeman, canonico! Non ripetitate, non rompete le... Non rompete, basta! Va rispettato Zeman! Non vi bravo, Fabio, l'anziano! La gente vuole questo, vuole la rissa, la gente! Non vi permettete più! Abbiamo venuto la rissa! Devi guardare nella telecamera, devi guardare! E salutatemi, Fofana del Messina! Salutatemelo! Che cavolo ha fatto? Che ha fatto? Fofana! Ha preso tre palloni. Fabio, chi è Fofana? Ma chi è Fofana? Fabio, basta, fatemi finire. Chi è Fofana? Non è nessuno. Fabio, basta. Ritorna te stesso. Calmo. Non ho saputo reagire così. Torniamo noi. No, voglio dimenticare questo fatto che ho fatto. Torniamo un attimo. La gente vuole questo, Fabio. Ma vuole questo la gente? No. Ma che mi hai visto nel programma che sta Gerry Scotti che fa il quiz e un concorrente. Ma dobbiamo dobbiamo chiamare ancora il concorrente. Concorrente, puoi entrare, facciamo entrare il concorrente. Se non si è spaventato non viene più. Entra concorrente. Facciamo entrare lo sfidante per piacere. Lo sfidante, salve. Buonasera. Vedi la persona educata, saluta. Le chiedo scusa se non si spaventi, è buono, non morde. Può essere anche cattivo. Sta là così, si è staccata la spina nel frattempo. Giovanni, se puoi inserirla sotto carica di nuovo, grazie. Grazie. Inserita troppo, se no. Vabbè, io non lo so, vai tu. Allora, ti chiami? Francesco Casolaro, vengo da Foggia, sono sposato, ho tre figli. E salutiamo i bambini, dai. Salutiamo. Che mi sputeranno in faccia quando... Sì, dopo io dico di non fargliela vedere sta puntata ai tuoi figli perché... Come si chiamano i tuoi figli? Luigi, Antonella e Giorgia. Ciao ragazzi. Ciao Luigi, Antonella. Buon venerdì sera, domani mattina a scuola, mi raccomando. E volevo rovinargli il venerdì sera, capito? Bambini. Domani mattina a scuola, per forza. A scuola, accompagna papà. Sì. Come se ne esce vivo da Fabio, insomma. Allora, leggo qui, ci hanno scritto la scheda, Francesco, sì. Ex portiere. Ah, di quale stabile? Licis. Non è vero, un portiere di categorie, ha giocato in Serie D anche. Ah, portiere di calcio. Sì, portiere di calcio. Ora invece, attacco di guantoni al chiodo per ovvi motivi. E ora è un grande preparatore dei portieri, è vero? Beh, grande. Grande nel senso dell'anagrafico. Mi difendo divertendomi con i bambini del settore giovanile del Foggia, nella fattispecie attività di base nella scuola calcio. Poi squadra del cuore. Stiamo coltivando i calciatori. Squadra del cuore, ha due squadre del cuore. Non è possibile. Sì. No, questa cosa non è possibile. Sì, Avellino e Bari. Ah, bene. Ma Avellino per i miei trascorsi, diciamo, di... Hai giocato Avellino? No, sono stato Avellino, mi è piaciuto il fiano d'Avellino e lì, diciamo, che dopo una... è uno scherzo, ovviamente, non è vero. Non è vero? Non è vero, non è vero, non è vero, no. Fabio, non è vero. È scioccato, Fabio è scioccato. Si è messo in stand-by.
Possiamo partire con il gioco? Però già stava parte, non fare più sti scherzi, lui a quello come sto. Non è vero, è bugia. È bugia, è tifoso del Foggia, ovviamente. Chiaramente. Perché è venuto qua a rispondere delle domande sul Foggia. Sì, l'intenzione era quella di... Poi sono stato, per dire, un po' bloccato da... Spero di non trovarmi in una rissa, insomma. Scusate, possiamo partire con il gioco? O vogliamo raccontare pure che ci mangiamo già a pranzo e tutte... Possiamo partire con il gioco? Ormai lo schifino ragazzi, diventa assai qua. Allora, qua tutti conoscete, quattro domande, tre sul Foggia Calcio, la quarta scelta del campione. Del campione in carica, che ha il diritto di scegliere una domanda riguardo al suo argomento preferito, quello d'Ormone. Poi l'argomento preferito che sarebbe gli anni, la musica italiana anni 60, 70, 80, 90 e 100. Che c'è? No, non mi tocca la musica. Un argomento che non mi devi toccare. Scusa. 60, 70, 80 e basta. No, un argomento che... Scusa. Allora, possiamo cominciare. La regia, la prima. Allora, il primo personaggio misterioso. Personaggio misterioso. Socio, scusami, ma sono un po'... Mi ha scioccato questa esuberanza di Fabio. Anche a me, io sono un po' imbarazzo nei confronti dei nostri telespettatori, anche perché ci sono i bambini che ci seguono, i figli del signor Francesco. Cosa devono pensare? Allora, regia, personaggio misterioso. Abbiamo la sagoma. La sagoma è il personaggio misterioso. Ah, vi ricordo che vi dovete prenotare grazie ai vostri bambini. Oggi vi aiuto. Facciamo la prova. Prova pulsanti. Vado? No, prendili in mano, se quelli si rompono. Funziona. Lei, vediamo, funziona, signor Francesco? Ce l'ha. Allora, risposta esatta. Mi fai cominciare? Sì. Allora, sagoma, regia. Vi aiuto. È un... Straniero. Nazionale. Quindi è giocatore di nazionale. Anni 90. Non posso dire di più, però. Se no mi vuoi dire. Si è prenotato qualcuno? Signor Francesco si è prenotato? Si è prenotato, signor Francesco? Brian Roy? Madonna, ma fa? Brian Roy? Non lo so. No. Regia? Svegliamo. È Brian Roy! 1-0. C'è anche per play. È una bella gatta da pelare, signor Francesco. Ammetto. Fabio, magari credo vince... Che... Vincerà lui. E cambiamo un po' il campione in carica una volta. Vai, risultato esatto, socio, te l'accendo. Andiamo con il risultato esatto, questa è molto delicata, perché il risultato esatto della partita, parte la schermata, di Pisa-Foggia playoff. Finale. Risultato esatto. No, finale, era la finale dei playoff. La finale dei playoff. Quando è finita la finale dei playoff tra Foggia e Pisa, ricordiamo tutti. Ehi, non la sa nessuno. Signor Francesco si è prenotato. Ma non si è mai giocata quella partita. No, invece no. Purtroppo si è giocata. Però nel nostro peggior incubo quanto è finito. Il tempo che scorre. 4-2 per il Pisa, ma ripeto. Vediamo. A memoria non si è mai giocato. Ha detto 4-2. Vediamo. Il risultato esatto di Foggia Pisa purtroppo è stato 4-2. Purtroppo. 4-2. Siamo 2-0 in vantaggio il signor Francesco. Giovane. Condoglianze. Male. Ultima domanda sul Foggia. Ultima domanda, sempre sul Foggia. Allora, la matematica non è un'opinione, come diciamo noi. Io vi elencherò dei calciatori del Foggia, voi dovete associare il numero di maglia e fare la somma o sottrazione e dovete darmi il risultato. Questa è algebra, ragazzi. Quindi se io vi dico Pietro Iemmello più Ciccio Baiano più Oliver Crago meno Nassens, vi ho rovinato con Nassens. Risultato? Scusami, è vivo questo. Vai, allora, Pietro Iemmello. Si è preparato il campionato. Più Ciccio Baiano. 9. Quindi? 18. Più Oliver Crago. 11. Quindi? 29.
meno Nassens 29. Risultato 0. Risultato esatto, che si porta a torcia le distanze 2 a 1. Quindi però... 20.000 euro in pepite d'oro per Francesco, 10.000 per il per signor Fabio. Però il signor Fabio ha un vantaggio, essendo campione in carica, ha portato la domanda riguardante il suo argomento, che è la musica italiana 60, 70, 80, 90. No, fermati a 80. Fermatevi a 80. Allora, lo dico per sempre: la musica è anni 60, 70, 80, il resto è una cagata pazzesca. Che fa? Comunque la telecamera è quella. Ma basta che la musica è bella, la telecamera non mi interessa. Allora. Partirà un pezzo di quegli anni là. Se dovesse indovinare il signor Francesco, diventa lei il campione in carica. E lo mandiamo a casa. Quanti mila euro? Lo mandiamo a casa. 20 più 20, 40. 40.000 euro in pepite d'oro. 40.000 euro e se ne va a casa il signor Fabio. Regia, possiamo mandare? Facciamo partire il pezzo famosissimo. Yeah. Ma adesso lo spiegate. No, scusa, si è prenotato Francesco. Regia. Si è prenotato Francesco, non ci posso credere. Se dovesse indovinare va a casa il signor Fabio. Signor Fabio, lei non si è neanche prenotato, signor Fabio. Con rischio e pericolo che spacca. Vai. Alunni del Sole, 1976. Un attimo, verifichiamo. Se sono gli alunni del Sole, con questa domanda il signor Fabio andrebbe a casa e tornerebbe il signor Francesco come campione in carica. Risposta sbagliata, signor Francesco. Risposta sbagliata. Fabio, lei lo sa. Lei lo sa, Fabio, altrimenti va a casa lo stesso perché il signor Francesco... Se può rimettere gli ultimi. Rimettiamoli. Soffiando la sua brezza. Qualcosa mi dice che la sa. Sparita l'inquadratura, signor Fabio, si alzi, per piacere. Ragazzi, regia, puoi staccare? Questa è una pagina indelebile. Mo chiudono telefoggio. Non le ha prese le medicine oggi? No, no, oggi no. Beh, mi ci vuoi dire il titolo? Allora, la canzone del 1972. Le pagine bianche, l'estate e noi. Canzone che ha venduto milioni e milioni di dischi. Sì, come sempre. La facciamo ascoltare, signori. E con immenso dispiacere che vi comunico che la canzone è esatta e tornerà il signor Fabio un'altra volta. Quindi raddoppia. Raddoppia, 40.000 euro e torna pure la settimana prossima. Ma non mica vuoi, poi ti prendi 40.000 euro. 40.000, però ha la possibilità di scegliere tra 40.000 euro. Tra 40.000 euro o un altoparlante. Una cassa. La cassa. Vabbè, vattela a prendere già tu la cassa. Vattela a prendere la cassa, signori. Purtroppo, o per fortuna, la trasmissione volge al termine. Ecco il premio, sono andato a prendere da su. Guarda, ha scelto questa a posto di 40.000 euro. Formidabile. Scusi, ti premio io. Si fa premiare, ma complimenti. Grande gesto di sportività, grazie. Va bene, possiamo concludere. Finalmente. Possiamo concluderlo? Finalmente possiamo concludere. Ringraziamo il signor Francesco, ci dispiace perché noi ci tenevamo che tornasse lei anziché questo. Sì. Beh, per ovvi motivi. Tu vuoi dire qualcosa? Perché... No, basta. Vuoi augurare un buon weekend ai telespettatori a casa? Auguro di stare bene. Anche noi ci auguriamo che stai bene la prossima volta. Tanta salute a tutti. Adesso torno in clinica. Sì. Oggi i saluti, siamo saluti. Posso salutare come sempre. Oggi un unico saluto. Posso dire, se hai mai visto che Gerry Scotti, Carlo Conti si mette a salutare vicino di casa, la fidanzata, i suoceri? Io oggi volevo salutare il mio amico Mirko Mandano. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo. Salutare il mio amico Angelo che ci segue sempre e ci fa i complimenti. Tiè. Alla prossima, ciao ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo. Buon weekend. Che bello è Saint-Barré.
era quello sempre il cacchio del mio paese, perché qua cambia oggi. Sciocco, io poi